Amici di Moto.it, ben ritornati qui nelle nostre quasi dirette praticamente da EICMA. Ci troviamo naturalmente nello stand di Zero Motorcycles, come potete riconoscere dal marchio, dai colori, dalla felpa del nostro Luca Conti. Ciao. Ciao. Ciao, country manager per l'Italia di Zero Motorcycles. Quest'anno ad EICMA, Luca, stiamo vedendo diverse novità nell'elettrico e ovviamente Zero non poteva mancare, visto che da 18 anni ormai l'azienda californiana è impegnata nel costruire motocicli elettrici, uno dei quali ce l'abbiamo qui davanti. Questo è un concept, un prototipo, si chiama Zero Neutrino, è corretto? Corretto, corretto. E correggimi sempre se sbaglio, è anche quello che avevamo pizzicato online dei brevetti, l'abbiamo raccontato nei mesi scorsi, che Zero stava lavorando su una, diciamo, pocket bike, quindi una motocicletta dalle dimensioni compatte, più dallo spirito urbano, con ruote da direi 12 pollici, e quindi era questo il brevetto che circolava. Hai detto benissimo, hai già detto praticamente tutto, è lui in tutto il suo splendore. Come detto, è un concept, quindi l'idea la motivazione principale per la quale l'abbiamo portata qui oggi è principalmente per far vedere la strada e per aprire nuove opportunità a tutto il mondo che poi gira intorno a Zero. Neutrino nasce principalmente per essere personalizzato nel corso della sua produzione, del suo ciclo produttivo. È così, l'obiettivo sarà quello di raccogliere tutti i feedback che circoleranno intorno al prodotto per poi andare ad aggiustare e renderlo più versatile, più vicino alla richiesta del cliente. Quindi diciamo che qui vediamo un prototipo con queste fattezze, però di fatto si tratta di una piattaforma, cioè quello che state proponendo qui oggi è una nuova piattaforma che va a inserirsi, che andrà ad inserirsi all'interno della gamma di Zero Motorcycles. Esatto, oggi qua Zero, soprattutto in questa edizione, vuole far vedere e portiamo con la gamma di quest'anno una nuova parte della gamma, ossia nei prossimi 2 anni noi andremo a introdurre nel mercato 6 nuovi modelli che noi andremo a categorizzare sotto con il nome Low Power, ossia vanno a identificare quella gamma sotto. Noi siamo sempre stati posizionati in una gamma molto performante, alta anche se vogliamo a livello di specifiche tecniche, prezzo e tutto ciò che ne diciamo, una fascia che è sempre stata premium sia nelle prestazioni che come posizionamento e che adesso si sta allargando comunque verso il basso, nel senso di una gamma più accessibile. Esatto. Sotto tutti i punti di vista, perché qui abbiamo poi un esempio di un modello estremamente accessibile, perché certo, è contenuto nelle dimensioni. Tra l'altro trovo un design molto accattivante, molto carino, che richiama un po' gli elementi stilistici che abbiamo visto con l'FXE. Esatto. E mi piace molto, bellissima anche la colorazione. Non è però l'unica novità che avete portato qui a EICMA, perché tu parlavi di 6 modelli nei prossimi anni e qui ne vediamo 2 già pronti. Qua, esatto, siamo pronti con questi 2 nuovi modelli che abbiamo presentato oggi ad EICMA. Questo è il primo, la Zero XB, nasce come primo dei 6 modelli che andremo ad introdurre nella gamma, guidabile con la patente AM o con la patente B dell'auto, quindi destinato a un pubblico estremamente giovane alla quale Zero non ha mai interagito. Qui andiamo a intercettare veramente il teenager, il 14enne, perché è sostanzialmente omologata come un L1E, quindi esatto, un ciclomotore. Esatto, corretto. Un ciclomotore per andare a fare del bel fuoristrada, super compatto, leggero. Parliamo un attimino delle sì, specifiche di questo modello. Sì. Allora, partiamo ovviamente dalla batteria. Sì. Che batteria abbiamo? Ha una batteria da 2.5 kW con un caricatore integrato di circa 700-800 watt. Una potenza, l'aspetto fondamentale della moto è il rapporto peso-potenza, di conseguenza ha la capacità di sprigionare tutta quella potenza di un motore elettrico, nonostante, soprattutto grazie al peso di circa 65 kg. 65 con la batteria. Con la batteria, esatto, batteria estraibile. Estraibile, una moto estremamente leggera, caricabile, quindi dicevi la batteria on board. No, con un caricatore, esatto, caricatore esterno che viene dato in dotazione. Volendo si può caricare anche la batteria nel momento in cui è montata, però ovviamente sempre con un caricatore esterno alla moto. E quindi si può anche swappare la batteria. Corretto. E prenderne
un'altra. Questo è un segmento che stiamo vedendo in effetti in questo momento attirare l'attenzione dei più giovani, ma non solo. Ho visto anche qualcuno con i capelli grigi che si diverte esatto, con questi motorini, corretto. Perché uno tende a sottovalutare il ciclomotore, a dire ah ma sì, è quella cosa che va piano, 45 km orari, non è il caso dell'elettrico. Esatto. Il caso dell'elettrico, quando c'è la leggerezza e c'è la spinta, l'accelerazione tipica dell'elettrico, ci si diverte parecchio. Sicuramente andrà a infilarsi in una lotta interessante, perché ne stiamo vedendo un po' di modelli di questo tipo, alcuni li abbiamo già provati su moto.it e altri stanno arrivando, quindi fa bene secondo me Zero a infilarsi certo. Qui, anche perché come dicevamo consente di rendere la propria gamma più accessibile. Da che prezzo partiamo? Qua veniamo esattamente a 4.500 euro inclusa di IVA al pubblico, un cliente finale, alla quale poi noi in Italia abbiamo a disposizione l'eco bonus, quindi in quel momento poi è qualcosa da tenere in considerazione. Vorrei far notare, avvicinati un attimo con la telecamera, vorrei farti notare anche la particolarità della forcella, degli stili della forcella regolabili, quindi una mottina veramente estremamente compatta, ma mi sembra anche fatta in maniera molto, molto buona, molto bella nel dettaglio. Come molto bella, un pochino più grande, la XE. Ritroviamo lo stesso stile, lo stesso family feeling, un po' lo stesso approccio, andiamo in off-road come tu mi hai segnato, la X indica, esatto, la gamma corretto. Off-road, però qui ci alziamo un po' di livello. Sì, sì, qua iniziamo a parlare di una moto, se proprio vogliamo, rispetto alla XB. La 0XE nasce ed è omologata come 11 kW, come 125, quindi guidabile con la patente A1 o con la patente B dell'auto, ha una batteria da 4.3 kilowatt e un caricatore anche qui non on board ma quindi esterno alla moto di 800 watt. Vedo qualche familiarità perlomeno nello schema, nella, così sì, a occhio, nella distribuzione dei pesi con la FX, che è sempre stato un vostro cavallo. Chiamiamo di battaglia. Chiamiamola sorella maggiore della gamma. Esatto. Ci sono degli elementi che provengono dall'FX e sono stati riportati qui? Allora, o è diciamo che è un inedito? Progetto del tutto inedito, una somiglianza e una cosa che abbiamo imparato dall'FX e abbiamo poi sicuramente portato all'XE è il discorso della catena. Noi su tutta la gamma lavoriamo con la cinghia, ma ci siamo resi conto, soprattutto entrando nel mercato dell'off-road, così come dice la X, abbiamo deciso di entrare nel mercato con il discorso della catena. Mezzo comunque abbastanza compatto e leggero, qual è il peso? Il peso sono 100 kg con 635 Nm alla ruota, circa una cinquantina. 635 è un numero spropositato. Parliamo di coppia elettrica. Esatto, ragazzi. Esatto, no, e se vogliamo rapportarlo come noi di solito raccontiamo su tutti gli altri modelli, siamo intorno alla cinquantina come Nm al motore, quindi questi sono i due parametri. Delle chicche che mi viene da sottolineare su questa moto e che non abbiamo per esempio sull'XB è il discorso della leva del freno. Tramite questo sistema si riesce ad azionare quello che possiamo chiamare freno di stazionamento, sì, cosa che invece non abbiamo, sì, sugli altri modelli, e dietro abbiamo quello che è indicato con la lettera R, ossia la retromarcia, cosa che sugli altri modelli lo andiamo ad azionare con una sequenza di pulsanti, qui invece è un pulsante sul retro del blocchetto. Arrivo previsto per la XB e la XE? Sono già prenotabili, quindi volendo già da oggi la moto è prenotabile. Destinazione diciamo siamo intorno a giugno 2025. Giugno 2025, non abbiamo ancora detto il prezzo dell'XE. Siamo a 6.500 euro IVA inclusa. E si guida con la patente? A1 o con la patente B dell'auto. È preparatissimo il nostro Luca, bravo, sembri quasi uno di Zero Motorcycle. Pensa a te che... Ti ringrazio. Grazie per le delucidazioni. Dallo stand Zero però non è tutto, venite in EICMA a visitarlo perché c'è ovviamente tutta la gamma Zero Motorcycles, una gamma che, vi sia consentito dire, è molto molto interessante. Grazie Luca, grazie Zero. A voi. Ci vediamo al prossimo video.